Beh, è sempre una grande emozione, cioè, quando ci sono tanti spettatori è un'emozione che è difficile da spiegare, però si sente solo quando entri in campo e questi tifosi aspettano soltanto che tu e i tuoi compagni facciano, diciamo, il proprio dovere, questo. È come se fosse un teatro che tutte queste persone aspettano che il calcio d'inizio e la partita, questo. Ma sicuramente possiamo migliorare ancora di tanto, soprattutto nella gestione della palla, nell'avere la calma di non avere fretta diciamo, a imbucare per andare in porta e tenerla un po' di più e non forzarla. Questo, cioè, diciamo, si può migliorare. Poi sicuramente le difficoltà arriveranno. Questo sicuramente, perché non si riuscirà magari a giocare, le squadre non ti faranno giocare, ti verranno a prendere alti, però dobbiamo migliorare proprio in questo. Ma ci dice di partecipare molto alla fase offensiva, quindi insomma, di spingere, di impostare da dietro, di non buttare mai via la palla. E di dare una soluzione al nostro esterno compagno che gioca davanti a noi, andandogli in sovrapposizione per poi decide lui se andare dentro con la palla oppure premiarci, sul fondo, ecco. Dopo il gol del vantaggio dell'Agragas, avete temuto oppure insomma eravate certi che la partita ce l'aveva di No, mano? eravamo tranquilli perché sapevamo di riuscire a sbloccarla la partita e di andare in vantaggio. È una forza questa, è una forza insomma, di prendere gol e di ribaltare, quindi è stata una sensazione che, insomma, positiva. Quanto c'è già la coesione, l'intesa tra il gruppo, considerato che siete quasi tutti nuovi, si vede già, c'è cioè, un punto. No, è già una percentuale alta, però ripeto, possiamo ancora migliorare, ma questo avverrà soltanto col tempo. Ah, sì, tutte le coppie, tutti i tridenti possono migliorare, cioè, loro possono ancora fare di più. Spero per loro che arrivino in doppia cifra tutte e due, quindi. Si parla molto di coppie d'attacco, no? Ma in realtà è un tridente. Ecco, quanto consideri secondo te il lavoro di Bacini, che ne parlano in pochi, ma in realtà forse è molto molto fondamentale in questo tridente? No, Mario sì, è un giocatore per me forte, forse ha dimostrato ancora poco delle sue potenzialità, però è uno di quelli che farà vedere che insomma si sbloccherà anche lui sicuramente. Diciamo che è un big match, vedremo, noi sicuramente dobbiamo migliorare per arrivare a quella partita al top, quindi cercheremo di migliorare e poi ci confronteremo con un'altra squadra forte come noi. Che rischi potremmo trovare a Melfi, secondo te? Io sono convinto che i campionati siano
si vincono in questi campi e non magari vincendo col Foggia, col Matera. Questi sono campi difficili dove bisogna andare lì e fare, avere l'approccio giusto e non sbagliarlo e portare i punti a casa.